Una frana ha interessato due strade a Montesano sulla Marcellana e ha praticamente isolato la frazione di Magorno e creato disagi alla frazione di Tardiano. La frana ha interessato la strada provinciale 276 capoluogo Magorno fino alla ex strada statale 103 capoluogo Tardiano. Entrambe le strade provinciali al momento sono chiuse. Ricordiamo, le due strade corrono in parallelo, quindi lo smottamento di diverso materiale della montagna ha coinvolto le due arterie e la situazione è davvero molto grave. Per raggiungere il capoluogo con mezzi piccoli bisogna utilizzare la strada comunale Spigno Scialandro Capoluogo. Il sindaco Giuseppe Rinaldi invita a seguire indicazioni della locale protezione civile che è presente ai bivi stradali. Bloccata invece la circolazione dei camion. Sul posto intorno alle 4 di questa notte sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo squadra Luigi Morello. Sul posto già c'era il primo cittadino Giuseppe Rinaldi. Convocati i tecnici della provincia nel pomeriggio un sopralluogo per cercare di capire cosa occorrerà fare affinché si intervenga al più presto e venga liberata la frana e quindi possa riprendere la circolazione. Si teme che i tempi siano abbastanza lunghi. La popolazione, soprattutto per quanto riguarda chi abita a Magorno, è davvero preoccupata.